spazio di questa giornata. Ponte Colombo è stata quasi completamente distrutta dalla guerra. Perché abbiamo voluto sostenere questa candidatura e ospitare questa giornata? Perché il patrimonio immateriale è effettivamente il nostro potenziale volano, non solo il carnevale, quindi non solo carnevale, se fosse un hashtag sarebbe non solo carnevale, perché non di solo carnevale viviamo. Questa mattina entrando in sala consiliare avete potuto vedere una vastità di bustine con lo stemma Paper Dog di Claudio Natoni, che ringrazio, perché abbiamo anche un grandissimo e vastissimo patrimonio enogastronomico da valorizzare. Abbiamo una top di un peperone e anche qui bisogna lavorare per portarlo in auge dopo il riconoscimento. Ma non solo, abbiamo l'unica apparizione certificata dalla Santa Sede di San Giovanni Battista, che rappresenta per noi, detta in Ponte Colombo, la ciuffesta, vale a dire la festa del Santo Patrono che si festeggia ogni seconda domenica di maggio. Su questo insieme di esperienze, storie, appartenenze, costumi locali, dobbiamo costruire lo sviluppo locale del nostro territorio, non su altro. Purtroppo non possiamo puntare su un monumento come hanno fatto tante altre città, come fa la stessa Cassino, grazie ovviamente all'abbazia ricostruita dopo il bombardamento. Noi abbiamo ricostruito gran parte della nostra città anche abbastanza bene, ma non possiamo puntare su un borgo, su un centro storico. Abbiamo il borgo di Sant'Oliva, su cui si potrebbe molto lavorare, però dobbiamo prevalentemente puntare, e qui lo dico da dietro alla cultura, sul nostro patrimonio immateriale. Ecco perché con grande piacere abbiamo voluto ospitare la giornata odierna, per alfabetizzare anche chi, quando sente parlare di patrimonio immateriale, risponde il ma che esiste, ce lo abbiamo, possiamo ascoltarlo. Grazie, la parola è con voi.